Oggi nuovo confronto fotografico tra due smartphone che condividono una tecnologia molto simile. Abbiamo il Huawei P30 Pro e il Oppo Reno 10 Pro. La tecnologia di cui vi voglio parlare è lo zoom periscopico. Questa qui è la fotocamera anteriore, 32 megapixel sul Huawei e 16 sul Oppo. Partiamo dagli scatti in diurna e qui possiamo su entrambi switchare sulla camera wide e usare uno zoom periscopico. Dentro la stazione centrale di Milano vediamo come l'Oppo tende a illuminare un po' più la scena, il P30 Pro riesce invece ad avere un HDR più convincente. Sotto la metro si nota un differente bilanciamento del bianco e in questa foto si vede come il Reno tende a fare scatti con i rossi un po' troppo sparati. La wide invece è simile, con forse un contrasto più elevato sul P30. Come vedete, lo zoom dell'Oppo è un po' più zoomato, a 6x, mentre quello di Huawei rimane a 5x. In realtà, otticamente, entrambe le lenti periscopiche sono 5x, ma sul Reno il pulsante di zoom è impostato sul 6x. Una piccola furbata da parte di Oppo, ma in realtà queste due fotocamere, quella del Huawei e quella del Reno, hanno una proprietà di ingrandimento 5x uguale. Davanti all'Arena di Verona il P30 appare forse troppo contrastato e distante dalla realtà, ma non c'è più quella differenza di colori tra le due fotocamere, la wide e la standard, come avevo riscontrato nei precedenti aggiornamenti. In questi due scatti le nuvole purtroppo non ci hanno aiutato, difatti sul P30 Pro alcune parti della foto sono colpite direttamente dalla luce del sole. Per questo motivo gli scatti hanno colori così differenti. Gli scatti zoomati sono molto simili, ma con semplicemente una gestione differente del colore. Sempre in Piazza Bra continuiamo a vedere i soliti colori diversi, tendenzialmente nessuno dei due però rispecchia la realtà. Diciamo che una via di mezzo tra i due sarebbe stata più corretta. Nuovamente, le nuvole non ci assistono, solito contrasto che abbiamo visto in tutte le foto più elevato del Huawei, ma possiamo apprezzare lo zoom periscopico estremo di questi due smartphone. Per farvi apprezzare ancora di più la potenza di ingrandimento di questi due device, vi mostro quanto vicino possiamo arrivare in questo dettaglio sulla Torre dei Lamberti direttamente da Piazza Bra qui a Verona. Qui il Reno ha fatto leggermente peggio, ma probabilmente dovuto al fatto che l'esposizione non fosse direttamente fissata sulla torre. In questo scatto l'Oppo ha sovraesposto il cielo, mentre il P30 ha tenuto un algoritmo di HDR costante e preciso. Quando però andiamo a usare lo zoom, le differenze si appianano e gli scatti sono molto simili. Però, quando andiamo invece direttamente al 50x ibrido, il Reno vince sul device Huawei. Anche in questo dettaglio, a 10x ibrido, nessuno dei due ha riprodotto i colori reali. Ho voluto però testare anche la stabilizzazione video durante una semplice e lenta camminata. Il P30 è sicuramente più fermo, però i colori sono del tutto snaturati e troppo saturi. Guardate ad esempio il rosso e la fluorescenza esagerata del cielo. Anche nei selfie diurni abbiamo il solito contrasto maggiore del P30, ma appena mi sono posizionato in controluce vedete come l'HDR del Huawei abbia la meglio sul Reno 10x. Ora invece vi voglio lasciare a qualche altro scatto che ho fatto e poi ci vediamo di nuovo con le foto in notturna. Per quanto riguarda i video, entrambi gli smartphone possono girare fino al 4K, però l'Oppo Reno permette di registrare anche a 60 frame al secondo. Questa qui è una prova della stabilizzazione durante una camminata classica con una risoluzione al 4K. Della sua però il Huawei ha anche la possibilità di filmare tramite lo zoom periscopico, cosa che è impossibile tramite l'Oppo Reno 10x. Come vedete il Huawei P30 può spingersi fino a una zoom ottico 5x, quindi tramite la sua lente periscopica, e invece l'Oppo Reno può semplicemente fare una sorta di crop dell'immagine 2x. Continuiamo ora con qualche foto con poca luce. Entrambi gli smartphone possono sfruttare una modalità notturna dedicata, ma quella del Huawei
A parer mio è leggermente superiore, anche perché la possiamo utilizzare con la lente wide. A venire in aiuto del Reno c'è come al solito la Google Camera. Ho installato una versione per OnePlus 7 Pro e tutto subito ha funzionato al primo colpo. Nei selfie notturni entrambi possono usare un flash, però sull'Oppo abbiamo un reale flash LED, mentre sul P30 Pro il display verrà illuminato pochi istanti prima della foto. Qui vediamo come la modalità notturna del Reno non riesca a illuminare benissimo la foto, ma grazie nuovamente alla Google Camera ci avviciniamo alle performance del Huawei. E infine vi voglio far vedere questo scatto bonus. Con la lente wide del Huawei si possono fare degli incredibili scatti macro super avvicinati. L'Oppo invece, anche con la fotocamera wide, non riesce a mettere a fuoco il soggetto in primo piano. In ogni caso, quale smartphone ne esce vincitore da questo confronto? Beh, dipende da cosa ricercate. Siamo comunque davanti ai top della categoria, forse i due migliori camera phone e gli unici sicuramente ad avere un triplo setup con camera principale, wide e teleobiettivo periscopico. Sul Huawei P30 Pro c'è una camera standard con sensore da 40 megapixel, la lente grandangolare da 20 e lo zoom è un ottico 5x con sensore da 8 megapixel. Sull'Oppo abbiamo come sensore principale il solito IMX586. Ormai l'abbiamo visto su tantissimi smartphone e sappiamo le performance di questo 48 megapixel. Un 8 megapixel per la lente grandangolare e sempre uno zoom ottico 5x, ma stavolta il sensore è da 13 megapixel. Dalla sua, il Huawei ha un software sicuramente più completo, una fotocamera che in notturna funziona meglio e si può usare anche con la camera wide. L'Oppo però ha lo stesso setup con tre fotocamere, ma la presenza del processore Snapdragon consente l'utilizzo anche della Google Camera, applicazione che io sinceramente adoro per i colori che riesce a tirar fuori. Come vedete la scelta è davvero difficile, ognuno ha dei punti di forza e di debolezza. E voi però quale preferireste? Davvero sono curioso di sapere quale di questi due mostri della fotografia mobile vorreste avere per scattare tutti i giorni. Ad ogni modo, questo era tutto, come sempre lasciate un commento facendomi sapere cosa ne pensate, un like, il link per l'articolo che vi lascio qua in descrizione per vedere le foto a risoluzione più elevata. Come sempre, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti, da Lorenzo Angozzi per HD Blog.